Erano in 600 oggi in carcere a Padova per dimostrare che un carcere diverso è possibile, che la catena del male generata da un reato va spezzata perché colpisce non solo le vittime del reato, i suoi familiari, ma anche coloro che stanno vicino a chi ha sbagliato, moltiplicando anziché lenire il dolore che ha innescato. A confronto, nella palestra del Due Palazzi, vittime dirette ed indirette di crimini, alcune di loro impegnate già da anni nella richiesta di un carcere più rispettoso dei diritti umani. Effettivamente, una volta che è stato fatto un atto di male, questo atto va avanti, non si ferma. E bisogna trovare un modo perché invece si fermi. E forse il perdono, che non è dimenticare che è stata fatta una cosa sbagliata, che quella cosa rimane sbagliata, e, insomma, può aiutare a fare un passo in avanti nel fermare questa catena. Che è una grande opportunità di crescita per me, fondamentalmente, e perché credo che sia una grande possibilità di aiuto per loro nel venirci incontro insieme, piuttosto che tenerli separati con stili di vita differenti e giudicanti. Iniziative come quella odierna servono per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei detenuti, ma servono moltissimo anche alla crescita degli stessi ristretti. Un miglioramento nella vita del detenuto e nel comportamento del detenuto stesso. Non a caso loro aderiscono molto volentieri, perché hanno intanto un contatto con l'esterno e poi è una cosa che torna a vantaggio non solo loro, ma soprattutto delle loro famiglie. Importanza fondamentale perché contribuiscono a rendere il carcere più trasparente. Noi abbiamo creato due vittime, abbiamo creato le vittime dei nostri reati e le vittime della nostra famiglia, perché sono anche loro nostre vittime. Questo in pratica, cioè lo spezzare la catena dell'odio, proprio il confrontarsi tra due vittime, chi ha commesso reati e familiari di chi ha commesso reati. Ma siete tutti nella stessa barca. Sì. Un piccolo passo per spezzare la catena del male sono le richieste presentate nel corso del convegno per un carcere più a misura d'uomo. Non interessa a nessuno un carcere parcheggio, cioè mettere dentro una persona, farla star male, non farla impegnare in nessuna attività e farla uscire peggio di quando è entrata. La società dovrebbe capire che il carcere deve essere luogo di cambiamento e non si può cambiare accatastati nelle celle a non far niente.